Frequency è un viaggio. È un viaggio fatto con degli splendidi compagni dati da coloro che, con i quali abbiamo coprogettato la rassegna, quindi Patrizio Boff, Infinite Aria. È un viaggio fatto dagli altri compagni che sono stati tutti gli speaker che hanno partecipato nelle due serate precedenti in quello che accadrà stasera. Visionari che arrivano da ambiti diversi, design, gusto, ospitalità, tutti caratterizzati da cosa? Da quell'elemento che è fondamentale, cioè il tema della bellezza e di fare le cose in un certo modo. È stato un percorso di stimolo che abbiamo voluto portare a Treviso in questa bellissima location che si chiama Palazzo della Luce, e proprio di luce parliamo, non a caso si chiama Frequency. Poi Andrea, che è il nostro partner su questa iniziativa, sicuramente potrà raccontare meglio il tutto. È stata molto partecipata, molto frequentata. Abbiamo avuto i repeater, ed è come sempre un bel indice di continuità della manifestazione, e veramente dei relatori molto interessanti sui tre temi che abbiamo voluto portare qui, che sono appunto cibo, la parte del turismo e ovviamente il design, così come lo è un palazzo di questo tipo. Ecco, allora noi, essendo uno studio abbastanza vario, perché ci occupiamo di architettura, di design e di comunicazione, abbiamo voluto che anche queste rassegne fossero di più materie. E cosa c'è di meglio dell'arte, della cucina e del design, che sono i tre temi fondamentali di questa rassegna? Abbiamo avuto ospiti di importanza nazionale, e nella luce abbiamo avuto Via Bizzuno con Mario Nanni, abbiamo avuto nella cucina, questa sera abbiamo Graziano Prest, e nel design abbiamo avuto Oscar Marchetto di Mestieri, tutte eccellenze locali e internazionali. Beh, l'idea, se abbino l'idea all'industria, è stato i due miei successi. Cioè, io sono partito all'età di 24 anni con un'idea che era la NICE, la prima idea di fare qualcosa di diverso nella home automation. Poi nel 2013 siamo partiti con Somme per creare qualcosa che piano piano non c'era, qualcosa di unico. Cioè, l'idea è fondamentale, una storia. Quando tu racconti un'azienda, quando tu racconti anche un prodotto, devi partire da una storia. La storia è importantissima. L'idea è messa insieme alla storia, quello che ti fa la differenza rispetto ad altre aziende. Perciò portare avanti un'azienda in questo periodo complicato e avere le idee e avere l'innovazione e una storia da raccontare è la cosa prioritaria. Coraggio e idee sono le cose che ti fa l'industriale e il successo. Sì, noi parliamo di futuro mettendo le radici sul passato, perché le nostre ville sono case centenarie, e quindi i nostri progetti partono da una grande passione per queste ville, che sono icone del nostro territorio, il nostro passato, ma vogliamo farle diventare e mantenere molto moderne, attuali. Quindi sì, siamo proiettati al futuro con le ville venete. Il nostro consorzio raccoglie ville che hanno un'attività imprenditoriale all'interno, e quindi per questo devono guardare al futuro per definizione. Allora, il progetto parte dall'idea, e l'idea è quella di gratificare gli ospiti che vengono a trovarci, ultimamente anche tanti ospiti stranieri. Questa idea si costruisce anche con il contributo di tutti i ragazzi che ci aiutano, che crescono nella squadra del Tivoli, quindi è una motivazione in più per cercare di esprimere il meglio. E in questa idea naturalmente c'è largo spazio per il territorio. Noi dobbiamo comunicare quello che di buono c'è nel nostro territorio, ma non deve essere un limite, deve essere chiaramente una chiave di interpretazione, partendo da quello che c'è di buono nel territorio e valorizzarlo con un sano orgoglio, ma dopo ci deve essere anche l'apertura verso le eccellenze, che in Italia per fortuna c'è una ricchezza regionale incredibile. E questo poi è anche, come dire, favorito e sviluppato dalla voglia di presentarsi al meglio per le Olimpiadi. Avremo un'occasione irripetibile dove abbiamo la responsabilità di veramente cercare di fare il meglio possibile per lasciare un ricordo bello. Il Made in Italy, la nostra artigianalità, la ricchezza del nostro patrimonio enogastronomico non ha pari, e quindi sta anche a noi veramente a concentrarci e fare il meglio.